giornata mondiale del diabete, arriva la prossima settimana una serie di appuntamenti. Sì, sono una serie di appuntamenti importanti, ormai diciamo tradizionali. È chiaro che è una patologia in larga diffusione che colpisce tantissime persone e che conducono una vita diciamo normale che conosciamo e che magari frequentiamo abitualmente. E gli importanti presidi che avremo in Piazza Bra saranno a disposizione di tutti, quindi ci sarà un grande impatto sulla città. A me piace sottolineare l'associazione diabetici, mi piace sottolineare il ruolo del terzo settore, di un terzo settore che affianca non soltanto le persone malate, quindi le persone che soffrono di questa patologia, ma poi anche tutte le famiglie, perché è importante sapere che quando c'è una qualsiasi patologia è importante tutto quello che è la vita delle persone che gravitano intorno a queste persone. Giornata mondiale del diabete, che cosa significa e soprattutto l'importanza di informare la cittadinanza per accrescere la conoscenza di questa cosa? Certo, la giornata mondiale del diabete a livello mondiale è proprio all'obiettivo di informare la popolazione sul problema del diabete, che è una malattia silenziosa, un po' subdola, e bisogna invece fare una diagnosi precoce per evitare effetti collaterali a lungo termine. Quello che vorrei sottolineare è che l'associazione diabetici e tutte le altre associazioni che si sono messe insieme per organizzare questa serie di eventi sono perfettamente in linea con la missione che ha Verona come comune della rete Città Sane, perché loro fanno assistenza fisica, psicologica e quindi anche sociale ai diabetici e alle loro famiglie. Loro fanno informazione e divulgazione su quali siano gli stili di vita corretti da adottare per evitare di ammalarsi, e anche se uno è già ammalato, per evitare le conseguenze più gravi, e aiutano quindi comunque. Quindi queste sono esattamente anche i nostri obiettivi. Come Città Sana noi vogliamo che le persone stiano bene, stiano il meglio possibile, conoscano gli stili di vita corretti, e quindi direi che è importante. In più, in questa situazione loro fanno anche prevenzione e diagnosi precoce, perché misurano la glicemia e la pressione gratuitamente alla popolazione, e questo vuol proprio dire fare prevenzione e diagnosi precoce. Quindi siamo perfettamente in linea con questo evento e ringraziamo tantissimo chi lo sta organizzando.